Ciao, eccoci qui pronti per cucinare di nuovo qualcosa insieme. Penso che questi due ingredienti, il pepe e il pecorino, non hanno bisogno di presentazioni. Ed eccoli qua, i tre semplici ingredienti di questo piatto. Pepe nero, pecorino romano DOP, spaghetti di Gragnano. Beh, allora adesso non ci resta che spostarci ai fornelli e andiamo a preparare insieme la cacio e pepe. Come primo passaggio, essendo un piatto abbastanza rapido da eseguire, facciamo bollire l'acqua per la cottura della pasta. Accendiamo sotto la nostra padella, fuoco dolce, e andiamo a dare una grattata abbondante di pepe. Perché questo passaggio? Perché il pepe tosterà e rilascerà tutti i suoi aromi che serviranno per dare gusto e profumo. E non appena iniziamo a sentire che dalla padella si alzano i profumi del pepe, mettiamo il fuoco al minimo e dopo una decina di secondi andiamo a spegnerlo. Andiamo a calare la pasta. Andiamo a parlare un attimo del pecorino. Io solitamente faccio queste proporzioni qua, 50 grammi a persona. Se noto che il pecorino è piuttosto stagionato, quindi è molto sapido, su 100 grammi ne metto 75 di pecorino e 25 di parmigiano reggiano. Questo per non dare eccessiva sapidità al piatto. E difatti, cosa molto importante è anche cercare di evitare di salare l'acqua o metterne veramente una minima quantità. Ecco la consistenza del nostro pecorino. Andiamo nella nostra bowl d'acciaio a mettere una dose di acqua di cottura che servirà per andare a formare il pastello. Dovrà avere una consistenza piuttosto morbida. Ecco, questa è la consistenza. A questo punto riaccendiamo il fuoco sotto la nostra pentola dove abbiamo il pepe e andiamo ad aggiungere un mestolo di acqua di cottura. Un successivamente portiamo gli spaghetti nella pentola e andiamo a terminare la cottura. La pasta va sempre tenuta in movimento. Andiamo sempre a fare questo movimento circolare. Facciamo saltare per incamerare aria. Direi che ci siamo, la pasta è cotta. A questo punto spegniamo il fuoco, lasciamo che la pasta si abbassi di temperatura per 20 secondi ed andiamo ad aggiungere il nostro pastello. A questo punto inizia la fase più importante della nostra cacio e pepe, perché andremo a mantecare se necessario. Allunghiamo ancora un pochino di acqua. Andiamo ad impiattare. Grazie.
grattata di pepe. Meravigliosa, pasta, cacio e pepe.